Buongiorno. 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 Dove posso... Lì. Cosa vuoi? Latte? Caffè? Ma... Caffè. Caffè. Ciao, amore. Buongiorno. Ciao. Latte, vero? Sì, grazie. Io vado. Puoi aspettare un attimo, per favore? Ho delle cose da dire. Antonio, tu sei mio figlio, io ti voglio bene. E che tu sia gay oppure no, non c'entra niente con l'amore che ho per te. A te non ti conosco, ma mi sembra una brava persona e se Antonio ti vuole bene vuol dire che lo sei veramente. Grazie. E quindi per me vi potete sposare. Grazie, mamma. Siediti. Ma se volete il mio benestare ci sono delle condizioni. Intanto bisogna che al matrimonio vengano i tuoi genitori. Purtroppo mio padre non c'è più. Ma tua madre... Invece con lei non ci parlo da 3 anni, da quando le ho detto che sono... Sa. Beh, bisognerà che tu ci riparli, perché se ci sono io ci deve essere anche lei. No, ma è Paolo. E poi voglio che sia un matrimonio bellissimo. Quello che ho sempre sognato. E quindi voglio che a organizzarlo sia lui. E chi è? Enzo Miccio. Enzo Miccio? Sì. Che cazzo è? È il più bravo di tutti. Ah, prendiamo anche Toto Cutugno, cantare, non so, Scialpi. Aspetta, mamma. Non ho ancora finito. E voglio che vi sposiate qui. Non se ne parla. Questi qua sono matrimoni che si fanno... non so, a New York, Londra, Berlino per esempio. Loro hanno tutti gli amici, quelli del musical, a Berlino. Ma vengo anch'io magari. E voglio che a sposarli sia tu. Sì, vabbè, ciao. Sei il sindaco, sei il rappresentante della legge, adesso la legge c'è. Ma quale legge? Quella che permette ai gay di sposarsi. Ma vale nelle grandi città quella cosa lì. No, scusa, chi l'ha detto questo? Io te lo dico, io. Qui a Civita mi hanno messo in croce perché ho portato 4 profughi. Mettiamo in piedi su un baradan qua, dai, fai la brava. Tu sei diventato sindaco proprio perché hai difeso i diritti di tutti qua. Adesso che si tratta di difendere i diritti di tuo figlio, no, quello no, ti tiri indietro. Da quando è che sei diventato omofobo? Guarda che... Se un vicino, se il nostro vicino decide di comprarsi un babuino, se lo mette in casa, gli dà le noccioline, lo tiene lì, io sono felice per il vicino e per il babuino. Ma io... non sono felice se c'ho il babuino in casa. Cioè, a me il babuino non... Papà, ma che stai dicendo? Vabbè, ho sbagliato animale. Metti un panda. Ma che c'entrano gli animali? Ragazzi, io non sono felice. Io non posso essere felice perché siete felici voi. Dai, poi non mi avete detto niente. Neanche a me aveva mai detto niente. Però io lo sapevo. E lo sapevi pure tu. Io però... io il matrimonio non lo celebro, non vi sposo. E allora puoi anche andartene a dormire fuori da questa casa. Io non ci dormo sotto lo stesso tetto con qualcuno che non accetta suo figlio. Mamma. Lasciami fare. Adesso facciamo diventare una cosa, il caso, l'evento. Cosa c'entra a dormire? Dove vado? Vai. Dove vado? Hai una stanza al comune. Vai. Vabbè, finisco il succo. Anzi, non finisco neanche il succo e vado.
Andatevi a preparare. Tra 10 minuti si esce. Deve essere liberato, deve essere proprio lui in carriera. Molto bene, qui sotto adesso c'è un po'.